siamo insieme a nati, tu guardai. E prima ero tempo a lui, che per si innamorare, già si era fatto andare il suo cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato. Gada! Gadano! Gada! Gadano! Ma che senti, non è miseria ovunque a figli che sta manera, volesse sapere. Ma che buco? Ma è lì, sto chiamando. Se si viene a mano, non c'è a chi studi, mi dice, ai da, che sei gente malata, sta la cosa tua, ai da, c'è un dio dove ci sono un sacco, tutti insieme mi fai soffare. Oh, cosa guarda fa? Che stai facendo? Si vede la televisione? E se guarda la televisione, se permetto, cioè, si guarda nel telegiornale, a un certo punto pure il presentatore, là, se l'igiene si è fermata. Ai no, scusate, andate a vedere chi è sto cornuto che chiama che sta manè, che non si può faticare, non si può fare. Ti fa conoscere tutto quanto. Ah, ma faccio capire. A ieri sera ti ha telefonato una voglia. E chi era? Non ho capito. Un uomo mi ha detto pure lui 3 volte. Non ho capito. E non ho potuto scrivere. Ma si ha detto che non ha capito, che aveva scritto. Non ho capito. Fai attenzione. Pigli 40 carte. Ta, mischio, metto qua, pa, alzo. Alzo per non imbrogliare. Bravo, esatto, per non imbrogliare, uno dice, ho alzato. Tre carte a te, 3 carte a me. Per terra, attenzione, guarda, Leonardo, non mi fa vedere se siete bene. Asso di danaro, 8 spade. Tu in mano di notte i bastoni, capito? Siete belle asse di danaro. Bravo, siete belle asse, allora vedi che non ne capite niente. E dici, sì, ho capito. Così io voglio non venire più educato. Ma perché Massimiliano viene scostumato, cioè senta, lo so, è proprio un uomo che è scostumato, perché Massimiliano i sente sempre, per esempio Massimiliano sta vicino a mamma, suo vaglio, e si muove per chi è a qualche parte, a mamma prima che lo chiama, tu Massimiliano, poi vaglio non c'è, io sto addosso che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo, mi ciugo, tu lo chiamo Ugo, come sta vicino a mamma, questo sta per muovere, Ugo, poi vaglio non aveva nemmeno tempo, capito, può fare un passo, però Ugo. Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino? Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo 2, 3, sì. Ragazzi, arrivederci. Oh, la mamma mia, come fa? Senta. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! Ehi! Chi siete? Cosa portate? E allora mi porto tu la bicicletta? No, tu si scegli, io preferisco gli appelli, no, vai tu con la bicicletta. Sì, ma no, Raffa, per piacere, non ce la faccio. Ma io non saci su lì a fare la bicicletta. Faccieli gira. Aspetta un momento, faccieli gira, da gira, faccieli gira. Ma gira, io non saci mai a fare la bicicletta, a me. Vai, che sono fatta di gira. Ma no, allora, ma io là, no, fateli giri. E come faccio a fare i giri? Che ti ci affamo, faccio i giri. Vai. Poi giri appena. Vai, ma... Fateli giri. Ehi. Fateli giri. E corna catena. Non so cosa teva d'inta a capa. Intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi non se ne fa un altro. Morto Troisi muore la segreta arte di quella dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Iammo, Sacchennaggio e Locaz era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne resti al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino, e non m'ha mai parlato della pizza, e non m'ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo
fra ciò che il mondo dona di più caro, ha fatto più miracoli il tuo Verbo di quello dell'amato San Gennaro.